Eccoci qua alla volta di Parma. Dopo aver parcheggiato e mostrato orgogliosamente le nostre super magliette brandizzate Farmaceutica Young, ci siamo diretti verso lo stabilimento produttivo San Leonardo di Chiesi e dopo alcune foto di rito siamo entrati nel sito. Un'accoglienza calorosa che ci ha fatto sentire come a casa, una bellissima sala super attrezzata e con dei fantastici gadget super ecologici lasciati sulle sedute per noi. Ci siamo lasciati andare a dei piccoli peccati di gola per iniziare al meglio tutte le attività previste dall'agenda di questo evento e dopo aver fatto il carico di zuccheri siamo partiti alla scoperta dello stabilimento produttivo. Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo iniziato la nostra visita nelle officine farmaceutiche di Chiesi. Dopo una meticolosa vestizione e una doverosa foto negli spogliatoi fieri della nostra tutina super brandizzata Chiesi e dopo aver riposto i nostri cellulari, siamo entrati nei locali produttivi. Ritornati nella prima sala abbiamo ascoltato tre interventi, uno HR, uno sulla ricerca e sviluppo fiore all'occhiello del gruppo Chiesi e il terzo sullo stabilimento produttivo di Parma. La seconda parte della giornata prevedeva una visita alla nuovissima mostra Past, Present and Future, allestita nella storica sede di Via Palermo. A malincuore quindi abbiamo salutato il bellissimo stabilimento di San Leonardo e ci siamo diretti verso la mostra. Lo stabilimento di Via Palermo, sorto nel 1955 in quella che allora era la periferia della città di Parma, trasuda storia da ogni centimetro quadro del fabbricato. Fieri dei nostri pass nominativi abbiamo fatto un breve pit stop per ricaricarci un po' tra le bontà culinarie della zona e che ve lo dico a fare, il prosciutto di Parma è una vera bontà. Finalmente direzione mostra ad attenderci due guide d'eccezione. Noi siamo le vostre guide, Francesca e Giuseppe, lavoriamo in questa azienda e siamo qui a titolo volontario. Questo percorso è un percorso semplice, lo vedrete, attraverso tre passi fondamentali della nostra azienda, per cui dal passato al futuro. E un occhio ovviamente importante al presente, che è quasi futuro. Questa mostra non è niente di particolare per voi, ma lo sarà, spero. E particolare lo è stata, un'emozione unica poter vedere le foto della primissima donna assunta da Giacomo, i prodotti che hanno fatto la storia dell'azienda, le cartoline destinate ai medici come prima forma di pubblicità che portano la firma del dottor Chiesi. Questo il passato della Chiesi. Il presente è rappresentato dal progetto di rigenerazione urbana dell'intero sito Chiesi di Via Palermo, a quasi 70 anni dalla sua nascita. Il futuro è raccontato attraverso un modello ligneo in scala 1 a 1 di una porzione di una linea di riempimento di flaconi sterili che sarà presto operativa nel nuovo Biotech Center of Excellence di cui il gruppo Chiesi sta ultimando la costruzione in via San Leonardo. Ebbene sì, quando vediamo una riempitrice per noi è come essere nel paese dei balocchi. Loro due sono incorreggibili, non perdono occasione per fare un cin cin anche con le vial. Alcune impressioni a caldo le abbiamo volute lasciare a conclusione di questo bellissimo evento affidandoci alle mani esperte dei videomaker che ci hanno seguito durante la mostra. Quello che ci ha più colpito è sicuramente il legame stretto che il gruppo sente con il proprio territorio e le proprie persone. Un gruppo con una chiara visione, etico, sociale ed ambientale e un obiettivo preciso, quello di lasciare un segno, un impatto positivo sul territorio e sulle persone che contribuiscono ogni giorno al successo dell'azienda. Questo è Chiesi e questi siamo noi di Farmaceutica Younger.